Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Le letture di oggi, il Vangelo, la lettera ai Galati di Paolo, richiamano dei nomi, delle vicende che per noi sono lontane, poco conosciute, e per capirne il significato servirebbero non pochi minuti di riflessione. Si parla di Abramo, di Agar, la sua schiava, di Sara, sua moglie. Nel Vangelo di Giona, di Ninive, di Salomone. Ciò che accomuna la generazione di Gesù, che lui stesso denuncia come malvagia, e noi, è lo stesso atteggiamento di cercare dei segni per credere. Anche oggi, in una società culturalmente e tecnologicamente all'avanguardia, crescono le consultazioni dell'astrologia, dei maghi, e pullulano delle sette pseudo-religiose. Questa è la conferma che ogni uomo, ogni donna, è per sua natura religioso. Ha bisogno di cercare e trovare qualcosa, qualcuno fuori da sé che gli dia sicurezza e stabilità. Ma noi cristiani battezzati non possiamo cadere in queste forme pagane. Noi, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo ricevuto per grazia tutta la rivelazione di Dio. Lui ci ha detto tutto quello che dovevamo sapere di Lui, di noi, della nostra vita terrena e soprattutto di quella futura. Siamo degli ignoranti delle cose di Dio, cioè pensiamo di conoscere tutto del Signore Gesù, di Dio, della Chiesa, e invece non conosciamo fino in fondo le verità di fede. Anche a noi oggi Gesù ci ricorda che nessun segno ci verrà dato se non il segno di Giona, il quale rimase per 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, e così divenne segno anticipatore della vicenda di Cristo, il quale anch'egli scese nel ventre della terra e vi rimase per 3 giorni. Gesù raggiunse il mondo dei morti, lo Sheol, e spaccò le porte per permettere ad Abramo e ad Adamo e a tutti quelli dopo di lui di uscire da quella situazione e raggiungere la vita eterna, il paradiso. Questa è la nostra chiamata, il nostro destino. Dobbiamo fidarci di Gesù, il Figlio di Dio, e del suo mistero pasquale che è potentissimo. Tale mistero è operante nel nostro battesimo, quando ascoltiamo la parola di Dio, quando celebriamo e viviamo i sacramenti, in particolare l'Eucarestia. Cristo, come dice Paolo, ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Oggi siamo chiamati a guardare in faccia le nostre schiavitù che ci impediscono di vivere una vita con Cristo. Siamo tentati di essere schiavi delle cose che abbiamo, di questa vita bella ma non eterna. Siamo schiavi del potere, del denaro, del nostro egoismo. Quando poniamo al centro il nostro io, proviamo a vedere nel nostro cammino spirituale su cosa siamo tentati, ma vediamo anche dove Cristo ci sta chiamando per essere liberi. Sia benedetto il nome del Signore.